Buona nanna, piccolo coniglietto. Coniglietto ha sonno, ha corso tutto il giorno e ora non riesce più a tenere gli occhi aperti. Ma si sforza di restare sveglio. La mamma si è seduta con un libro in mano ed è pronta a raccontargli una storia. A coniglietto piacciono tanto le storie che gli racconta la sua mamma. La casetta nuova. Papà coniglio è andato a raccogliere la legna nel bosco. Questo inverno sarà molto freddo. La piccola casa in cui vive con la sua famiglia, con quelle assi sconnesse, è piena di spifferi. Non sarà facile tenere i suoi piccoli al caldo. Che vento gelido! La stufa si sarà spenta! Pensa papà coniglio accelerando il passo. Dal comignolo della povera casetta non esce neanche un filo di fumo. Ora il papà ha messo la legna nella stufa, ma la piccola stanza fa fatica a riscaldarsi. Il vento continua a soffiare attraverso le finestre che non si chiudono bene. Papà, ho tanto freddo! Piagnucola uno dei piccoli. Quando torna la primavera, mamma! Tesoro mio, la primavera è ancora lontana. Ora vi do un bel piatto di minestra calda. E poi, tutti a letto! Dice mamma coniglia. Oltre ad essere fredda, la casetta dei conigli è anche piccola e un po' scomoda. Guardate dove devono dormire i fratellini. Per fortuna, a stare stretti stretti, ci si tiene più caldi. Basta così, la nostra famiglia ha bisogno di una casa nuova. È arrivato il momento di usare i nostri risparmi. Dice papà coniglio, prendendo un martello. Crash! Fa il salvadanaio, rompendosi. Quanti soldini! Potremo comprare una bellissima casetta. Come tutti gli abitanti del bosco, anche papà coniglio, per far costruire la sua nuova casa, si rivolge ai castori. Sono loro i migliori falegnami, architetti e costruttori. Mastro Castoro mostra il progetto che ha disegnato. La casa avrà due piani, con una stanzetta separata per i piccini e un portico davanti che vi darà ombra d'estate. Vorrei le finestre azzurre e dei portavasi per i miei gerani. I lavori di costruzione sono già cominciati. I castori hanno lavorato proprio in fretta. Come sono stati bravi e che deliziosa casetta hanno costruito. Questa è la casa più bella del bosco, anzi, è la più bella del mondo. Avete visto com'è grande? Quest'anno l'inverno non ci farà paura. E con i fiori della mamma, ci sembrerà sempre primavera. All'ora della nanna, la famiglia dei coniglietti è felice. La mamma ha ricamato le tende colorate per le finestre, da cui ora non passa più neanche uno spiffero. Papà coniglio ha una poltrona nuova. Ogni sera ci si siede, apre un libro e legge una storia ai suoi piccoli. Per lui e per i suoi piccoli, quello è il momento più bello della giornata. Buonanotte!